Ciao ragazzi, sono Siv, benvenuti in questo nuovo video. Sono troppo felice perché finalmente oggi ho qui tra le mani questo mostro. Sapete che io non simpatizzo per i mezzi nuovi, elettronica, controlli, ABS, tutte quelle robe lì. Non mi piacciono perché mi limitano il piacere di guida. Oggi ho qui questo mostro, ragazzi. Stiamo parlando di una delle macchine a rapporto peso-potenza più letali. Un'auto davvero pericolosa dove bisogna stare veramente attenti a guidarlo perché ci si può fare seriamente del male. Prima di continuare col video e dirvi che mezzo è, mi raccomando iscriviti al canale perché l'80% di voi non è iscritto e controllate anche se non vi ha tolto l'iscrizione YouTube perché succede anche questo. La vedete così ragazzi, è veramente piccola, pesa solo 420 kg e ha 200 cavalli perché monta il motore della Yamaha R1. So già che alcuni di voi vorranno cercarla, quindi vi dico anche marca e modello. È una Fisher Fury, è un nome inglese perché veniva progettata e costruita da una sorta di artigiano, piccolo costruttore, in un capannone. La difficoltà adesso è averla omologata perché praticamente non è più possibile omologarla perché ragazzi è veramente una trappola mortale. Va fortissimo, cambio sequenziale, motore della moto, 420 kg, fate i conti sul rapporto peso potenza. Se la prende in mano qualcuno inesperto si fa veramente del male. Ma se lo prendi in mano qualcuno che sa guidare, ragazzi, qua non ce n'è per nessuno, perché è veramente un missile. Ma ora scoperchiamola, perché ragazzi, non potevo non mostrarvi questo bomba di motore Yamaha R1. Quindi montiamo un 1000 a carburatori con tanto di filtro Pipercross. Vi vedete, ragazzi, veramente spartanissima. E qui, ragazzi, ci sono i piedi. Quindi c'è poco da fare gli splendidi, perché anche guida a destra. Io adesso sono abituato con la Supra, ma è una macchina veramente da andare cauti, è un attimo farsi male ed è un attimo fare incidenti. A proposito di incidenti, so che molti di voi sono appassionatissimi e vogliono comprare macchine nuove, soprattutto se si tratta di auto sportive, ma non solo. Prima di fare un acquisto, ragazzi, fidatevi di me, fate un check su Car Vertical, perché potete evitare delle grosse fregature. Che cos'è Car Vertical? Car Vertical è un sito internet dove, inserendo targa o numero di telaio, avete una panoramica completa del mezzo che state comprando. Prendiamo come esempio questo Audi Q3. Puoi vedere il chilometraggio e risulta tutto a posto, quindi sapete che non è stata mai schilometrata. Stato legale, controllate, non risulta nulla, tutto a posto. Ma risulta un problema al danno, perché tantissimi purtroppo vanno giù col piede pesante o non stanno attenti, soprattutto con macchine così difficili, e vanno a sbattere. Vediamo insieme cosa è successo in questo caso. Clicchiamo su danno e ci dice che questa vettura ha avuto un danno dai 500 ai 1500 euro la prima volta, la seconda volta dai 20 ai 30.000, e addirittura troviamo le fotografie. Cioè qua abbiamo un'auto devastata. Cioè ragazzi, non so se avete presente il vantaggio di usare un'applicazione del genere, vedete tutto della macchina. Cioè ragazzi, con un costo davvero irrisorio avete tutta la storicità della macchina, ed è qui che il buon Siv ha un regalo per voi. Qua sotto vi lascio il codice sconto Siv, dove avete lo sconto più alto del momento sul mercato. Fatemi sapere se trovate qualcosa di strano, fate un check. È arrivato il momento di salire, e nemmeno quello è facile su quest'auto, soprattutto io che sono alto 1,89 m. Togliamo il volante, lo appoggiamo di qua. Dobbiamo stare attenti perché è tutta in vetro resina e non vogliamo spaccarla, quindi mettiamo dentro un piede, facciamo pressione sul roll bar, ci attacchiamo dietro e ci infiliamo dentro. Perfetto. Ci sto a malapena, dentro. Allora, volevo farvi sentire il sound, ma è arrivata la polizia, quindi è meglio che stiamo umili. Prendiamo il volante, è strettissima, poi io non sono stato un genio, ho messo sulle Jordan, quindi sono un po' fatica coi piedi. Perfetto. Oh, vi devo dire che sono a mio agio, sono a mio agio. Accendiamo la GoPro e andiamo a dare il fuego. Buono, sono molto carico. Vediamo, prima partenza. Parti piano piano, vai, non spegnerla. Devo tirare la frizione per cambiare, Quando vai piano, sì. Guarda! Che non mollare il volante perché non fa adesso. Piano! Bro, portami in pista. Portami in pista. Come portami in pista? Bro, voglio scannarla. Faccio quello del cross. Andiamo. No, non ce la faccio, voglio andare a fuoco. Hai calmo, agitato, vai a sinistra. Occhio che parte, Porca puttana! Wow!
strada, eh? No, sei in strada, ma devi tenerla. Sì, ma quando toglievo la mano. Mamma mia, ma io non so come fanno a piacergli le Tesla, quelle cose delle persone. Sono anche malato. Come fate con le macchine nuove? A chi cazzo fa fare? Manco vi pagassero. Dico, lo so, un pilota è obbligato. Ma voi? Comunque ragazzi, da guidare così, non sto scherzando, è più comodo dell'MX5. Bellissima anche quando butti dentro le mani. È molto comfort. Cioè, chiaro, poi quando tiri godi di più. Andiamo in un passo dove le strade appunto sono chiuse e non rischiamo, perché davvero non me la sentivo. Buonasera, sa che macchina è? Prova a indovinare. Non lo sa. Le piacciono le auto? Le piace? Buona giornata. Ragazzi, una goduria, giuro. Wow! Mamma mia, ragazzi, è un... Ragazzi, non posso esagerare perché giustamente il buon Lussi è un po' teso. Non lo biasimo. Ve lo giuro, è assurdo, disumana, è una delle cose più estreme che ho mai guidato in tutta la mia vita. Ve lo giuro, dovete provarla. Disumana. Ragazzi, follia! Occhio alla prima! La prima era la Supra, la seconda è questa. È veramente complessa. Raga, sono ancora tutto elettrizzato. Guidare una macchina del genere è veramente pazzesco. Io non sto scherzando, ve lo giuro. La prima volta che avevo provato pure con un'auto era la Supra, con la quarta dentro. Non capisci più niente. Questa, veramente, che quando entra in coppia e la strada inizia a essere un po' sconnessa, vuole scappare, vuole andare, è indomabile, davvero. Sfruttarla tutto, impossibile, almeno per me. Non so se c'è qualcuno che è in grado, ma in queste strade qua
veramente difficile. Per sfruttare una macchina del genere bisogna andare davvero in pista. Va troppo forte, troppo leggera. Spero davvero tanto di avervi trasmesso quanto è pazzesca questa macchina qua. Quindi raga, mi raccomando, voglio vedere in Italia sempre più auto così e meno auto con controlli. Dai, facciamolo ragazzi, perché davvero io ci tengo tantissimo. Mi raccomando, iscriviti al canale, fammi sapere cosa ne pensi. Ti ricordo, se hai bisogno del codice sconto Car Vertical, codice sconto SIB. Al prossimo video, raga, ciao!